cos'è un pugile a fuoco? In che senso? Nel senso che vuoi dare tu. Un pugile a fuoco e un pugile fuori fuoco. Sai, io ho iniziato a fare il pugilato che facevo il fabbro. Poi sono venuto in palestra all'età di 12 anni, 13 anni e ho incontrato il maestro Peppe Peris, Giuseppe Peris, un maestro del passato che aveva questi metodi di allenamento. Io, come ho fatto con tutti insegnanti e atleti, riuscivo, cioè mettevo tutto ciò che riuscivo a prendere dalle persone, le mettevo nel sacco. Poi andavo a casa, lo vuotavo e prendevo quello che c'era di buono, lo prendevo e l'altro lo scartavo. Il famoso ingresso, quando il pugile sta entrando, l'ingresso nel tunnel, nel suo tunnel trasparente, per cui lui era già nel suo tunnel trasparente, per cui si vede che è completamente fuori da qualsiasi, è nella sua dimensione, fuori da una dimensione reale, è già sul ring. È il vento, lascialo chiuso. Sì. Io volevo uscire da quello che mi circondava, cioè dal niente. Questa cosa scatta quando tu vuoi raggiungere un obiettivo e vuoi emergere da quello che ti circonda. Quando ho conquistato il campionato del mondo dei medio massimi a Marsiglia, vinsi quel campionato, mi inginocchiai, ringraziai Dio e poi salì sull'angolo del quadrato e mi rivolsi ai miei sostenitori, che erano pochissimi, erano 30 su 14.000. Ritornavo a casa e lui generalmente calava 6 kg, sembra una cosa assurda, di peso durante ogni seduta di allenamento, ma perché? Perché perdeva tantissimi liquidi. Li reintegrava, però nello stesso tempo doveva mantenere quel peso, diciamo, raggiunto ogni qualvolta che scendeva. Vengono invitati sia i campioni sia gli ex campioni del mondo, per cui c'era Marvin Hagler, c'era la Minter, c'era Ray Sugar Leonard, Tommy Hearns, tutti i più grandi campioni del passato e del presente, Nino Benvenuti, Duilio Loi. Io incontrai Marvin Hagler, che si avvicinò a me e mi disse che, avendo visto il mio combattimento, ero un grande campione, dovevo rimanere concentrato, dovevo togliermi dalla testa tutte quelle disattenzioni che possono farti inciampare durante la carriera sportiva. Ho preso per buono quello che lui mi ha detto e ne ho fatto tesoro. Ho vinto, ho fatto bene. Tutto ciò che hai fatto e ti ha portato a una vittoria è fatta bene. Sei incriticabile. Seduto, è entrato un ragazzo e mi ha detto che quello era il suo posto, di lasciarlo libero. Io mi sono alzato, mi sono spostato su un'altra panca, più in là della panca. Un altro ragazzo, più grande di me naturalmente, e mi ha detto di alzarmi anche da quel posto perché era suo, era occupato. Per cui io gli chiesi quale fosse il mio posto, dove mi potevo sedere, essendo il più piccolo della palestra, no? E l'ultimo arrivato, loro mi dissero di andare nel corridoio. La difficoltà era far ammettere la sua fragilità, cioè fargli far capire che la fragilità non era sinonimo di debolezza, ma era semplicemente sinonimo forse di intelligenza. Di solito l'ingresso di un pugile all'interno di un palazzetto, comunque di dove si svolge l'incontro, è molto scenografico. Ci sono sempre scenografie particolari, abbigliamenti più o meno strani, o comunque un accappatoio, qualsiasi cosa.
E quella sera Silvio è entrato già pronto per combattere, calzoncini, guantoni, pronto per combattere. Aveva soltanto addosso questa collana con l'immagine, l'immagine che c'è è quella della nonna. Terminato il combattimento, dove tu senti di aver vinto, di assaporare la vittoria, ti danno un verdetto che non ti aspettavi, ti crolla il mondo addosso. Devi avere lo spirito di un combattente, uno spirito di una persona che si mette in gioco, uno spirito competitivo. Testa ti molla, perché poi a livello fisico si allenano un po' tutti, no? Quello che fa, che rende una persona, le piccolezze fanno la differenza, è importante allenare la testa, perché poi a livello fisico una persona si prepara come l'altro. Ne ho fatto più di uno con una mano fratturata, sempre con la mano destra, infiltravo la mano, stringevo i denti e andavo avanti, perché il mio raggiungimento del traguardo era più forte del dolore. Beh, il mio incontro con Gonzalo è stato a dir poco fantastico, meraviglioso, sotto qualsiasi punto di vista. Dopo aver conquistato la cintura del campione del mondo international WBC dei pesi medi in Argentina, ero stato classificato il Little Monzon, il piccolo Monzon, per il mio modo di boxare, lineare, colpi dritti, longilineo alto, uno dei pesi medi più alti che ci sono stati nella carriera del pugilato mondiale, diciamo 1,87 m, 1,88 m per 72,5 kg. Carlos Monzon era poco più basso di me, 1,84 m, 1,83 m. E diciamo che dopo quella conquista mi hanno proposto di andare, sotto richiesta di Carlos Monzon, mi hanno proposto di andarlo a trovare a Santa Fe, che lui era detenuto, mi voleva incontrare, sarebbe stato sicuramente un incontro tra sportivi del passato e del presente, tra campioni del passato e del presente. E c'è stato chi ha cercato di distoglierti, io penso un alberghetto in Sud America, in Argentina, dove ti avevano messo a dormire in un posto terribile prima di combattere col famoso El Puma. Certo, sai che ti fanno delle guerre psicologiche, no? Nella vita le fanno le guerre psicologiche. Non solo nello sport, ma anche nel lavoro, no? Ti fanno degli sgambetti, ti mettono degli ostacoli, ti mettono in condizione di non rendere al massimo, per cui mi misero a dormire in un bordello dove c'erano le donne che lavoravano, in un albergo, in un hotel, in un motel, dove c'erano delle pareti ma non c'era soffitto, per cui tu ascoltavi durante la notte tutte le cose che accadevano nelle altre camere. La metafora del pugilato, no? È applicabile alla vita di chi lavora nell'industria, di chi lavora nello spettacolo, di chi lavora in tutti i campi, la metafora della box, dell'incontro di box. Certo, io penso che sia una metafora della vita il pugilato, e che per raggiungere un obiettivo i metodi sono quasi uguali, sono simili. Praticamente io mi entro in un tunnel trasparente per raggiungere il mio obiettivo, vedo tutto, ma niente mi distoglie, toglie le mie attenzioni dal mio obiettivo da raggiungere. Sei un essere umano, hai dei cali, no? Dei cali, degli alti e bassi che ti possono prendere l'ottavo, il settimo, il sesto round, il nono round, quasi da metà combattimento in poi, per cui lì bisogna stringere i denti e andare avanti. Ma addirittura a me mi capitò un periodo, una volta che io disputai dovevo preparare il campione del mondo contro Berno Phillips, un focolaio acceso in un polmone sinistro, e mi dovetti allenare per tutto il periodo, per circa 40 giorni, con la febbre sempre a 38, 37 e mezzo, 38, perché avevo questa infezione. Andare avanti, deve sapere andare indietro, deve saper boxare in avanti di rimessa e fare il picchiatore. Bella questa cosa. Oh, no, fuori dalla box, quella.
Per il masso, guarda tu. Qual è più... Ma qua. L'altro schiva e contrattacca, okay? Ok? Allora, uno di voi porta il sinistro, okay. Uno porti tu il sinistro. No, nel... non bisogna schivare senza colpire, ma nella fase, perché sennò l'avversario ha un tempo per rientrare. Bisogna colpire l'avversario nel momento in cui è impossibilità di rientrare, cioè lui porta il sinistro, tu porti questo. Okay. Nello schivare fai un contrattacco, questo. Io facevo il rappresentante dei prodotti di igiene alimentari, per cui mi dovevo svegliare il mattino alle 5 e mezza, andare in magazzino, preparare il camion per uscire alle 7, 7 e mezza, perché i negozi aprono a quell'ora e devo avere il prodotto fresco sul banco. Per cui io andavo a combattere, quasi sempre a Milano, fuori della mia città, e finito il combattimento, finiva sempre la manifestazione totale, e finiva sempre verso le 11 e mezza, mezzanotte. Io facevo subito i conti con il mio manager, poi mi dava la mia paghetta, la mia borsa, io risalivo in macchina per stare qui alle 5, 5 e mezza e salire di nuovo sul camion. Dove la trovi questa forza che tu hai sempre trovato? Beh, sai, gli stimoli sono la cosa fondamentale, importantissima per un atleta, poi specialmente superato il 40° anno di età, no? Perché fino a che sei giovane gli stimoli te li dai, ma quando hai conquistato 7, 8, 10 campioni del mondo, hai guadagnato qualche soldo, per cui diciamo che fai una vita agiata, gli stimoli vengono meno, no? Quando vieni a conoscenza dei piaceri, e sapori questi piaceri. Ok. Però sai, dopo 35 anni di sport e di un tenore di vita, il mio palato non conosce altri sapori. Dico una cosa e ironizzo, da adesso in poi penso di rimanere integro per tutto quello che ho fatto. Un pugile a fuoco è colui che mette a puntino tutte le cose per arrivare a un obiettivo. Il pugile che non è a fuoco è quello che si lascia coinvolgere dai piaceri della vita e tralascia quello che è gli allenamenti, il suo obiettivo. Capito? La cadenza costante. Il ritmo è tutto. Poi a volte bisogna cambiare ritmo. Non ci sono regole fisse. Faccio apro? Eh? No, apri.